presentazione ufficiale della maglia dello Spezia Calcio 2015-2016 targata Acerbis. Applauso spontaneo della platea e della galleria, non so, e palchetti. Accomodatevi pure nelle sedie, no? Ora attaccheremo anche l'aria condizionata. Prima di presentarvi la maglia ufficiale targata, come dicevamo, a Acerbis, contratto triennale di questa grande azienda bergamasca, un piccolo video che non vi posso svelare perché non l'ho visto nemmeno io, ma guardiamo, guardate tutti insieme, calorosamente, naturalmente, l'atmosfera, questo video di questi scienziati del marketing dello Spezia Calcio, cosa hanno partorito per tutti noi, per tutti voi. Aspetta.
conoscendo la mia, essendo più vecchio di tutti, che si siede da un po'. Ho paura, poi magari è una cagata e spero di smettere, perché poi è il mio lavoro, capito? Però conoscendo, ahimè, visto questi giorni qua la gente, l'ho visto anche voi. Ma è ancora questo, ragazzi. Guarda, se non possiamo aspettare, direi che il canale 5 con tutti questi attacchi. Brava, ragazzi. Direi di abbassare un attimo la musica prima di scambiare due battute con i calciatori. Direi di far salire sul palco il presidente dello Spezia Calcio, lo Spezzino Giovanni, mi permetto di chiamarlo Nanni Grazzini, che ci conosciamo da più di un quarto d'ora, insieme al presidente della Acerbis, Franco Acerbis. Che ringraziamo per il video che ha permesso di fare a tutti noi, insieme al responsabile commerciale di Carispezia, Paolo Gavini. Ancora sponsor Carispezia, ancora un anno con la maglia dello Spezia Calcio. E che sta? Due parole del presidente Grazzini, il neo presidente Spezzino, e ci tengo a ribadirlo, Nanni Grazzini. Salve a tutti, grazie di essere venuti così numerosi. Noi siamo qui, siamo a casa, perché ho baciato, abbracciato tutti, amici, ragazzi, insomma, perciò insomma qui siamo veramente in famiglia, e questo l'abbiamo trasmesso ai nostri campioni, perché anche loro hanno ormai un amore verso Spezia, e ora è arrivato anche l'arciere a scoccare la freccia, colpirà il cuore, perché ce l'ha promesso, perciò vabbè, felice ormai, è dei nostri. Andrea, non è... Cici è il nostro idolo, visto? L'abbiamo tenuto, Cici? Cici non si dà. Poi qui abbiamo uno, ragazzi, che porta fortuna, perché io poi, ora lo dirà lui, incrociamo le dita, però questo qui porta fortuna. Io l'ho scelto anche per quello, perché ho visto il curriculum, ragazzi. Occhio che avete una mano, Acerbis, andate a vedere ora se lo dice lui cosa è successo. Questo qui è un fenomeno, Perciò, ragazzi, stiamo tranquilli che stavolta ci abbiamo picchiato vicino due volte, chissà, non lo diciamo, vero? Se no mettiamo tensione, non lo diciamo, stiamo zitti. Però ora diamo la parola al nostro amico, se no io non smetto più, Diamo la parola al nostro amico Acerbi e poi a Gavini, però prima ci racconta un pochettino due cose che ci mettono di buon umore, ok? Grazie di tutto. Ok, ragazzi, io mi chiamo Franco e due sono le cose che mi portano qua. La prima, una squadra sul mare, non l'abbiamo mai avuta, cavolo, vale. Vale l'emozione. Secondo, noi in Spagna l'anno scorso e quest'anno
abbiamo preso squadre dalla seconda divisione e sono salite con noi nella prima divisione che la salita. Perciò abbiamo una voglia, il mare c'è e salire sta a voi e sta anche a noi avere prodotti adeguati. Grazie, grazie, grazie. Cari Spezia, ancora un anno con la nostra maglia. Ma sembra un po' di essere a casa, no? Ora qua, tra la Spezzini, qua. No, cari Spezia e il gruppo Carriera Ricol penso che abbiano un grande piacere di essere ancora qui. Siamo partiti nel 2007, di strada se ne fa da tanta insieme e questa sera qui eravamo con tanti amici. Dicevamo, ma nel 2007 c'ero anch'io. No, il gruppo ha una grande tradizione, che una grande parola, che è territorio. Io penso che Cari Spezia e Carriera Ricol vogliono continuare questa storia per essere legati al territorio. E per essere legati al territorio penso che qui a Spezia la squadra di calcio, al di là di essere un tifoso di questa squadra di calcio da quando sono bambino, però penso che sia un qualche cosa di importante. Io voglio fare due complimenti al presidente e alla società. Beh, uno per la campagna acquisti, perché mi sembra una campagna acquisti interessante. Sul palco vedo dei giocatori che in passato la città forse non ha mai avuto, però qua poi saranno loro a parlare. E l'altro, che eravamo un po' come Cari Spezia, eravamo un po' orgogliosi di avere in consiglio di amministrazione una donna. Ho visto che tu ci avete dovuto superare e avete messo due donne in consiglio di amministrazione. Perciò volevo farvi complimenti anche di questo, che non è banale. E poi non volevo dimenticarmi di un'altra cosa che noi facciamo ancora più volentieri, che è quella di stare vicino ai giovani. E mi sembra che questa squadra sui giovani abbia investito tanto. I risultati penso che abbiano dato dei risultati importanti, perché arrivare alla Final Eight lo scorso anno con la squadra la primavera è stata una cosa importante, e perciò ci fa doppiamente piacere a me da Spezzino, a Cari Spezia, al gruppo Carriera Ricol, stare con questa squadra, in questa città, con questo territorio e con questi giovani. Grazie. Grazie a Paolo Gavini, Nanni Grazzini, Franco Acerbis. Ora, prima di concludere, perché ricordiamo che è solo ed esclusivamente la presentazione della maglia ufficiale, poi per quanto riguarda la presentazione della squadra avremo tutto il tempo per organizzarla naturalmente in città, nella nostra città. Due battute veloci, no? L'argentino tra i pali, Leandro Cicizzola! Ormai Spezzino, quindi una domanda ad hoc, vista la serata tecnica, ti piace più la Sado o la Mesciua o sta maglia che hanno fatto? No, la maglia veramente bellissima, aspetto che noi la possiamo difendere come si può. Grazie Leandro Cicizzola! Che dire? Stai calmo. Allora, prima nello scherzo, non avete visto, ma un piccolo così brutto l'avevi mai visto? È meglio il nostro picco o questa maglia? No, è solo un piacere essere qui e vedere questo entusiasmo, e anche perché lo scorso anno c'era un po' di scetticismo, e ritrovarsi qui con le stesse ambizioni e delle convinzioni maggiori fa sì che possiamo solo sperare bene. Grazie a Felice Piccolo, col piccolo. Mamma mia. Sì signori, sulle mani per Andrea. La sanno tutta. Però c'è 10 e 10, c'è 10 e 10, mi dispiace. Allora, quest'altra maglia, non hai visto lo scherzo, meno male. Bene, quando c'è la stima. Disegna meglio lo stilista o timbri meglio te? Guarda che è una cagata, no? È una cagata, no. Guarda che è più brutta che Lazer, no.
No, questa però, guarda che maglia, uno spettacolo. Old style, mi sono permesso, scusi, a Cerbis. Old style, come sono andato? Hanno bruciato l'asilo, però. No, sicuramente le maglie sono stupende. Ne ringraziamo il signor Cerbis perché secondo me ha fatto un grande lavoro. Sarebbe bello che fosse ricordata come una maglia anche vincente, che sarebbe la cosa più bella e più importante. Ma per dire. E poi ho notato con particolare piacere che anche quest'anno è stata mantenuta all'interno la frase di Paolo Ponzo, che era un mio grande amico. E è un amico di chiunque l'abbia conosciuto e quindi sicuramente sono certo che anche quest'anno sarà di buon auspicio per me e per tutta la squadra. Grazie Andrea Catellani, direi uno di noi. Una finta. Sì signori, con il numero 11 Emanuele! Sanno già! Grandissimo! È lui! Allora, maglia anche te, un commento sulla maglia. Ma non ti potrei far vedere. Aspetta. Quella col faro! È meglio essere il guardiano del faro o il bomber del picco? No, Peter sta qui! Penso il bomber del picco, ma penso meglio questo. Niente, grazie. Grazie a tutti, un saluto a tutti, sono molto felice di essere qua, ringrazio la società per aver fatto uno sforzo di prendere i nuovi, ma soprattutto far rimanere la base di l'anno scorso, perché hanno fatto già un campionato straordinario, quindi penso che l'unione fa la forza, dobbiamo essere tutti quanti una famiglia nel bene e nel male. Perché se si vuole fare qualcosa di straordinario e si vuole vincere bisogna stare tutti uniti. Bravo! Questo è il benvenuto, ripetiamo, solo dalla presentazione della maglia, poi avremo anche la presentazione della squadra. Grazie ragazzi, ricordiamo lo stand per la vendita delle maglie qui a fianco, quindi già da stasera si possono acquistare le maglie della Acerbis. Ringraziamo naturalmente ancora Franco Acerbis per la realizzazione del servizio, che è stato simpatico, autoironia nella vita è una cosa fondamentale. Grande Nanni Grazzini, presidente, grande Paolo Gavini, sabato sera ore 20:30, la prima al picco, la squadra della nostra città. Sì signori, ci vediamo nel nostro stadio, un abbraccio di cuore. Questa festa popolare, senti il grido che ti spinge avanti.